E abbiamo i due chef della sagra, Antonio e Giuseppe Bruno. Allora, il primo giorno come sta andando? Bene, abbastanza bene, nonostante le poche telline, no? Il clima, essendo un frutto particolare, non è stato amico, va bene. Però speriamo nei prossimi giorni. Anche il lupino ha dato il suo perché. I lupini sono della nostra, nel nostro mare. Poi pare che nei prossimi giorni le telline ci dovrebbero essere. I primi che sono venuti hanno mangiato. Sì, ce l'abbiamo, siamo riusciti a recuperarne un po'. Un pochino. Va bene. E allora, aspettiamo in tanti. Quest'anno la durata dei 10 giorni che cosa vi ispira? Tutto un'incognita. Eh? È un'incognita, però siamo pronti a tutto. Siete pronti a tutto? È una bella sfida. E allora, alla prossima. Grazie a tutti e vi aspettiamo in tanti. Ok. Allora, ecco le telline che stanno per iniziare, sono poche. Vediamo un po' se durerà. E anche la ciurma mangia, vedete? Ecco qua. Ma no, buttate giù l'altra padania fritta. Io, come la porto? Guarda quanti sono. Dovevo altre padanine? Sì. Sono aperte le file, sono le 7 meno 5. Quello che ho messo nel rossetto mi fa effetto, mi ha fatto un altro dispetto, lo fai spesso, e meglio di me stesso che balbetto. Io ma quando sono stronzo mi detesto, ma tu non ci resti male, ognuno ha le sue, si vive una volta sola, ma tu vali due, vorrei darti un bacetto, ma più un etto, se ti vanno ancora una dentro al cassetto. Mi faccio bere come un vandalo e sono già tre, se non con la mia nel mio bandale e vengo da te, però mi dici non salire che è meglio di no, se le mani. Siamo soli, svegli in tutto l'universo, a gridare un po' di rabbia sopra un tetto, che nessuno si senti così, che nessuno ti guarda il più film, i fiori nella tua camera. Questa sera non ti dico no.
my destiny. I'm a Falahi. Falahi, wherever he may go. And here am I, where shall I be? A mountain so high you can't keep with me away, away from these. La serata non finisce qui. Intanto un altro rigoroso, doveroso applauso ai grandissimi artisti di Disco Ring. Grazie. Quando vi avevo detto che non c'è looping, non c'è autotunes che tengano, questi sono spettacoli rigorosamente live, 2 ore e mezza ininterrotte di show, ballo, gruppo musicale e questi vocals che sono straordinari. Grazie, veramente di cuore. Grazie. Grazie a voi. Siamo arrivati. Siamo sul palco. Claudio Tortolano del comitato, Anthony Pett con me. Claudio, un altro applauso ai Disco Ring. Grazie. Buonasera a tutti. Grazie ragazzi. Un attimo. Allora, come comitato di quartiere volevo ringraziare, perché siamo partiti proprio col botto, ma col botto grande. Volevo fare un ringraziamento particolare a tutto il gruppo, veramente bravi, 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 bravi. Grazie. Io direi di fare un facciamolo più forte questo applauso. Io ieri sera fino a una certa ora ero proprio sotto un treno, c'era una tensione. E da qui su è bellissimo vedere tutte queste persone. Siamo non orgogliosi, di più, perché per noi è veramente un orgoglio ospitarvi, dare la possibilità, quest'anno è la prima volta, per 10 giorni di vivere una serena estate, 10 giorni bellissimi, stare tutti insieme dove c'è il grande, il piccolo, il giovane, e regalare ad Ostia un piccolo borgo, 6 casine danno una ricchezza ad Ostia che non ha eguali. Perciò il ringraziamento nostro come comitato di quartiere va a voi. Un applauso lo vorrei fare a tutta la ciurma, a tutti i ragazzi, ai nostri ragazzi, sono 200 ragazzi volontari. Esatto, che facciamogli un grande applauso, che stanno ancora lavorando. Voi avete caldo qui, pensate a chi sta in cucina, perciò un grande applauso ai nostri cuochi, alle nostre cuoche, a tutti quanti, a tutto lo staff del borghetto, a tutta la ciurma,
e soprattutto spero che questi 9 giorni che verranno sarete nostri ospiti. Se qualcosa andrà male ci scusiamo anticipatamente, perché la festa è grande, l'emozione è tanta, ma l'orgoglio è forte. Perciò noi siamo i numeri uno, e questo lo dico senza proprio ombra di dubbio. Grazie a tutti, buona serata, perché adesso continueremo ancora di più con i Locos Latino, Emanuel Miriam. Grazie a tutti e buon divertimento. Grazie a te. E grazie naturalmente, grazie, a questi meravigliosi artisti. E come ha anticipato Claudio, adesso c'è veramente l'esperienza che vi fa uscire dal corpo. Sei pronto a ballare? Farebbero ballare pure mio padre, che è un arbre magique, si muove così. Ma che cos'è questo? Che cos'è? Dillo te, no, che lo sai. Tu che cos'è? Questa è un'anticipazione di quello che sarà il mood quest'anno dei Los Locos, balli latini, ed è un flower party. Quindi siete tutti figli dei fiori questa sera. Io ringrazio Radio Roma Sound, Luca, Luca, esatto. Francesca, a domani, in questi giorni, grazie di aver coperto l'evento insieme a noi. Una diretta tutta, rigorosamente, sempre live. E adesso continuiamo con i balli e la serata prosegue naturalmente, poi domani, dopodomani, tutti i giorni a seguire. Mamma mia, saranno 10 giorni. Tu sei pronto? Io sono pronto. Bene. Voi siete caldi! Siete caldi! Perché il boom è come me, lo facciamolo capisco. Più forte! Era Madonna! Siete volte. Caldi! Perfetto! Perché è quello che vi richiedono i nostri Locos! Eccoli! Facciamo il Buonasera Ostia! Allora ragazzi, di balla stanotte con noi! Non ve ne andate, eh? Allora, il gadget omaggio, siete pronti, sì o no? Sì! Siete pronti? DJ, ci sei? Siamo pronti, dai, tutti in pista, ragazzi, alziamo! Asso, tu lo sai!
Cassano, tutti a scuola di ballo! Se non balli non ti diverti! Sì o no? Siamo pronti?